Ben ritrovati su Futsal, abbiamo come ospite questa settimana Emilio Cibelli, allenatore della Bisfondi. A te buonasera Emilio. Salve a tutti, buonasera Felice. Parliamo di questa Bisfondi che sicuramente sta giocando un bel campionato. In questo momento Emilio sta gestendo da solo la squadra femminile, 2 settimane perché sono arrivate le dimissioni per motivi familiari di Ciro Aiorio. E sabato scorso vittoria in trasferta, quindi com'è andata? Sì, sabato abbiamo fatto una bellissima partita, giocato contro la Roma femminile e le ragazze hanno fatto una prova maiuscola perché non era un campo abbastanza difficile quello della Roma e hanno giocato dall'inizio alla fine con la giusta determinazione per portare i punti a casa. Quindi si sta avvicinando, diciamo, questo famoso terzo posto che punta alla società, credo. Sì, per noi è un obiettivo non programmato all'inizio del campionato perché puntavamo comunque a una salvezza tranquilla. A oggi la classifica ci dice che siamo a 2 punti dalla terza posizione e che noi vorremmo giocarcela per provare a prendere questo terzo posto. Sicuramente un obiettivo importante. Com'è adesso, come sono le prospettive per la prossima gara? Giustamente ci sarà adesso la pausa pasquale e si ritornerà il prossimo 11 di aprile. Come sono le prospettive per questo match casalingo contro la formazione del Sabinia? Noi le prospettive sono quelle proprio di riuscire da oggi a provare a vincere le ultime 3 partite che ci sono rimaste e fare diciamo, le partite casalinghe, il nostro punto di forza è che ne abbiamo due, tutte e due in contemporanea le prossime due e proveremo a far valere il nostro fattore campo. Senti, a proposito di prospettive a livello di classifica, hai parlato di terzo posto. Secondo te, nelle prossime giornate si riuscirà appunto a questo obiettivo? Chiaramente la squadra ha avuto qualche difficoltà a volte in casa, ma credo che adesso sta venendo fuori bene, no? Sì, abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma per quanto riguarda, perché comunque abbiamo un gruppo di ragazze molto ristrette e spesso capita che purtroppo le partite casalinghe mancano sempre qualcuna fondamentale per noi e c'è stato qualche volta che abbiamo fatto qualche partita non alla Senti, nostra altezza. un discorso legato adesso al futuro. Abbiamo parlato appunto del discorso legato alle partite che ci saranno. A livello societario, tu sei parte integrante della Bisfondi femminile insieme a Ferrari. Volevo sapere se state già progettando qualcosa per la prossima stagione, eventualmente rinforzi, oppure la squadra sarà questa per l'anno prossimo. Diciamo che noi vogliamo ripartire con questo gruppo che riteniamo all'altezza della categoria. Sicuramente il nostro obiettivo è quello sempre di migliorarci. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato acquistando la salvezza a 4 giornate dalla fine. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, siamo alle stesse partite che stiamo puntando al terzo posto, quindi per noi già c'è stata quella crescita che comunque vogliamo, che fa parte del nostro progetto. Sicuramente l'anno prossimo il nostro obiettivo è quello di migliorarci ancora di più e cercare di portare la Serie A che noi, il nostro obiettivo, ci siamo fissati quando abbiamo creato questa squadra femminile. Senti, sì, siamo a livello di punto di prospettive, però c'è anche da tenere conto che la società è unica, credo, della Bisfondi, quindi se quest'anno è stata ritoccata la squadra femminile per fare un buon campionato, immagino che l'anno prossimo dovrebbe essere rinforzata la formazione maschile, però chiaramente
tu farai di tutto per rinforzare la tua squadra femminile, ma credo che anche la maschile debba essere un pochino rintuzzata, che ne pensi? Penso che quest'anno anche la maschile ha fatto un ottimo campionato, perché primo anno di Serie C, forse, come parlavo in società, che diciamo che rispetto all'anno scorso tecnicamente forse siamo diventati meno forti, perché comunque siamo andati via parecchie persone che tecnicamente erano valide, persone che comunque di categoria superiore. Infatti l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, quest'anno abbiamo puntato su un gruppo di persone serie che sono riuscite a portare l'obiettivo, quello della salvezza che ci siamo fissati a inizio anno. L'anno prossimo punteremo pure con la maschile a fare qualche cosa in più sicuramente, e che comunque, come già dicevo, l'obiettivo nostro è quello di migliorarci sempre, anno dopo anno. Ho capito, quindi sicuramente la società ha volontà per entrambi i roster di mettere mano a rinforzare entrambe le formazioni allora. Esatto. D'accordo, mi sembra che coincido con Emilio, abbiamo detto tutto, mi sembra che le prospettive sono interessanti. Ti do un bocca al lupo.